Dal 16 al 30 novembre torna il Festival Internazionale di Teatro, Danza e Arti Performative Danza Sassari Danza. L'appuntamento giunto alla 13ª edizione da quest'anno ha una nuova guida. La direzione artistica infatti è affidata al coreografo Moreno Solinas, esponente della giovane danza d'autore europea, che con la sua compagnia, con base a Londra e Sassari, crea spettacoli in tutto il mondo. Le esperienze internazionali del giovane apprezzato coreografo sassarese però non lo hanno mai disconnesso con la sua città natale. Il mio lavoro continua ad avere un respiro internazionale e più vado avanti, più sviluppo un desiderio di rimanere connesso con Sassari. La danza credo che in questo periodo storico la danza sia un linguaggio in crescita. Siamo in un mondo sempre più basato sull'informazione visuale, a partire dalla vita di tutti i giorni, dalle emoji, dal fatto di comunicare attraverso immagini. Quindi credo che la danza diventi sempre più attuale, come dicevi, un linguaggio universale, nel senso che forse non tutti abbiamo una voce, forse non tutti parliamo la stessa lingua, ma tutti abbiamo un corpo, quindi è un modo molto immediato di connettersi con altre persone. Il festival è stato presentato questa mattina nella residenza artistica Sala, sette spazi della città che si trasformano in palcoscenico per i 14 appuntamenti in cartellone. Il nuovo direttore artistico, pur inserendosi nel solco delle caratteristiche del festival che punta più alla qualità che alle mode, vuole dare un indirizzo di partecipazione e connessione con il pubblico, uscendo dai luoghi tradizionali della danza come i teatri, per dare vita alle performance in luoghi più raccolti e intimi, così da mitigare la distanza che spesso si crea soprattutto con quella parte di pubblico interessata alla danza, ma che teme di non avere gli strumenti per comprenderla. Per questo sono stati scelti spazi non convenzionali come circoli e locali, ma anche il Vecchio Mulino, la sala concerti del Teatro Verdi e il Teatro Civico. Si parte sabato 16 e domenica 17 novembre con il laboratorio Viewpoints con Niccolò Columbano nello spazio sala in via Sproni, ma già venerdì 15 novembre un'anteprima a sorpresa. Il festival si aprirà domani, venerdì 15, con un flash mob alle 18, organizzato creato da Anna Paola Della Chiesa con la compagnia Tersicore, con il suo gruppo. Sarà al Corso, quindi fra il Teatro Civico e Piazza Santa Caterina. Vediamo cosa ci aspetta.